giovani e vulnerabili, mio padre mi diede un consiglio che non ho mai smesso di considerare. Quando ti sentirai di giudicare qualcuno, mi disse, ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i tuoi stessi vantaggi. Non aggiunse altro, ma nel nostro riserbo siamo stati sempre sorprendentemente comunicativi e compresi che voleva dire molto di più. Queste non sono mie parole, o meglio, sono mie parole in traduzione, è l'incipit, l'inizio del grande Gatsby. Su queste parole torneremo più tardi, quando parleremo del romanzo vero e proprio, dei problemi di traduzione veri e propri che questa opera fondamentale della letteratura americana comporta. Però ve li ho recitati in apertura perché prima di cominciare a entrare nel vivo del discorso volevo farvi una piccola introduzione di carattere generale, cioè di tipo editoriale. E recentemente, in questi giorni, è uscito un libro a firma di un famoso regista, scusate, di un famoso giornalista italiano, che ha per sottotitolo L'economia spiegata con i Beatles. E diciamo che questa piccola introduzione che vi farò può avere come sottotitolo Il futuro dell'editoria spiegata con il grande Gatsby. E per cominciare vi faccio vedere una breve clip. Scusate, ma forse devo portare il mio computer. Vai. Play. Dove? Sì, no, volevo farlo con un altro programma perché questo vuole. No, sì. Sì, facciamo così. Il secondo? Il secondo, sì. Vabbè, perché no, ti stavo chiedendo se potevamo fare cambio con il tuo Mac. Hai andato. Ah. Vabbè, diciamo così, facciamo finta che l'abbiamo visto. Perché se qui andiamo posso chiederti un po' d'assistente, visto che il tuo computer, allora lo chiudi? Scusate, eh. Allora diciamo così, io intanto parlo. Allora, questo
l'avrete riconosciuto, è l'ultima trasposizione cinematografica del Grande Gatsby nella versione di Lurman con Leonardo DiCaprio che fa il grande, che fa Jay Gatsby, ed è un momento fondamentale sia del film e soprattutto del romanzo. È il momento in cui il sogno di Gatsby di riconquistare, di prendersi il suo amore comincia a scricchiolare, e comincia a scricchiolare nel momento in cui comincia a scricchiolare nel momento in cui il passato non può essere ripetuto. Nick Carraway, qui interpretato dall'uomo ragno, da Spider-Man, gli ripete questa frase, come dire, che per tutti noi purtroppo è di un'evidenza lapalissiana: non si può ripetere il passato, non puoi ripetere il passato. E Jay Gatsby lo guarda incredulo, un po' incredulo e anche un po' irritato. Perché uso questo momento chiave del Grande Gatsby per riprendere il discorso del futuro dell'editoria? Adesso tra poco mi serviranno però delle immagini. Perché purtroppo quello che è stato il sistema editoriale fino adesso non potrà più essere ripetuto, così come il... Dovete entrare? Prego. Allora, mentre loro entrano, togliamo subito. Sì, ma non lo farei più rivedere, no, perché visto che è proprio così... Tanto i video li faccio vedere dopo. Io comincerei ad andare a passare dalle immagini. Sì. È la prima? Sì, ma siccome ci sono tante interruzioni, io direi facciamo un po' di chiacchiere. Tanto i video li faccio vedere dopo. Allora, cominciamo dalla prima. Sì. Okay. E ti chiederei... Scusa se ti faccio questa richiesta, visto che io non sono pratico di questo computer, perché c'è anche... Quando ti dico la prossima immagine, mi fai la prossima immagine. Allora, stavo dicendo, non si può ripetere il passato. Purtroppo questo fallimento del grande Gatsby riguarda anche tutti noi che abbiamo lavorato nell'editoria. Questa mattina avete sentito parlare un traduttore professionista, Marco Rossari. Oggi sentirete invece parlare me, che non sono un traduttore professionista, diciamo. Io mi ritengo uno scapestrato dilettante, perché diversamente da la gran parte dei miei colleghi, incluso Marco Rossari, non ho fatto alcun corso di formazione, non soltanto non ho studiato in nessun laboratorio di traduzione, ma non ho neanche studiato lettere. La mia formazione culturale viene da un mondo completamente diverso, viene, diciamo così, anche nel mio caso, da una forma di fallimento. Ho fatto prima il liceo artistico, dopodiché ho frequentato l'Accademia di Belle Arti con il grande sogno di diventare un grande artista. Sfortunatamente, non appena ho finito l'Accademia, già, anzi, mentre stavo finendo l'Accademia, ho cominciato ad avere dei grossi dubbi sulle mie capacità. Cioè, non mi sentivo all'altezza dei miei sogni e delle mie ambizioni. Per cui, con una radicalità che è tipica, e anche con una severità che è tipica di chi è molto giovane, decisi di rinunciare a proseguire in questa carriera, smisi di dipingere. E naturalmente questo, diciamo così, questa rinuncia, questo distacco non fu indolore, perché era comunque il sogno su cui avevo costruito tutta la mia vita fino allora, e davanti a me si preparava
un grande deserto pieno di incognite. Tradotto più prosaicamente, non sapevo che cosa fare di me stesso e soprattutto non sapevo come campare, perché non avevo idea di quale lavoro fare e quindi sfortunatamente non avevo una famiglia che potesse, diciamo così, mantenermi a lungo, e quindi mi sono dovuto reinventare. Il reinventarsi è uno dei temi fondamentali del Grande Gatsby, come vedremo. E in questa, diciamo così, questa fase di reinvenzione sono finito a lavorare in una galleria d'arte. Fortunatamente era un'importante galleria d'arte contemporanea che aveva varie sedi. La principale sede si trovava negli Stati Uniti, a New York, e questo mi ha consentito di entrare in contatto sia con il mondo dell'arte a notevoli livelli, sia con il mondo americano, perché ho passato molto tempo negli Stati Uniti e soprattutto a New York, dove ho un po' vissuto e anche un po' lavorato. Quindi diciamo che la mia conoscenza della lingua inglese, soprattutto statunitense, della cultura americana, vengono non da studi, ma semplicemente da esperienza diretta, dalla strada. Certo, non era come dire, la strada delle gang, era una strada, diciamo così, di privilegiati, perché stiamo parlando di una galleria d'arte, però comunque non era un mondo accademico. Al mondo accademico più letterario mi sono, come dire così, avvicinato in seguito, quando ho scoperto la letteratura, o meglio, quando ho deciso, ho pensato che la letteratura potesse essere una risposta alla mia frustrazione, perché dalla rinuncia a diventare pittore, a diventare artista, non è stata indolore per molti anni, mi ha causato parecchie difficoltà, anche parecchio, diciamo così, livore nei confronti del mondo in generale, diciamo così, in termini astratti. E quindi, ecco, la mia storia è molto diversa da quella di un normale scrittore, sia di un normale traduttore, sia di una persona che normalmente, diciamo così, che solitamente lavora nel mondo dell'editoria. Quindi, nonostante io non sia purtroppo più giovanissimo, di fatto, sia come scrittore che come traduttore, sono, come dire, quasi un infante, un minorenne, perché ho esordito come scrittore nel 99, quindi appena 15 anni fa, e come traduttore nel 2000 o 2001, non ricordo esattamente, quindi comunque stiamo sempre parlando di una quindicina d'anni. In questi 15 anni, però, che sono, come dire, un tempo minuscolo, se paragonato alla storia, non soltanto in generale, ma proprio alla storia della letteratura, in questi 15 anni però sono occorsi degli stravolgimenti totali nel nostro mondo, e soprattutto nel mondo editoriale. Stravolgimenti che mi fanno dubitare che l'editoria, e quindi il nostro mestiere di scrittori e di traduttori, possa resistere a lungo, così come, diciamo così, ha resistito fino adesso. La rivoluzione, diciamo così, che ha determinato questo enorme, sconvolgente cambiamento, ovviamente la rivoluzione digitale e internet, con tutto quello che comporta. Ci siamo talmente dentro che spesso non consideriamo, o ci dimentichiamo di considerare, l'impatto che sta avendo sul nostro modo di pensare la cultura e la letteratura e tutto ciò che è scritto. Si dice sempre che l'invenzione della stampa è stata un'autentica rivoluzione, però e di fatto lo fu, cambiò tantissimo quello che era lo scenario
culturale dell'Occidente, ma se pensiamo a quello che cambiò effettivamente con l'invenzione della stampa, e pensiamo a quelli che sono gli sconvolgimenti che ci sono invece caduti addosso con la rivoluzione digitale, ci rendiamo conto che questo cambiamento, anche se, come dire, lo stiamo vivendo come se niente fosse, è molto più imponente. Questo lo vediamo, come dire, possiamo, come dire, considerare anche da un punto di vista pratico. Se prendiamo un libro stampato e i libri come erano prima dell'invenzione della stampa, come dire, la differenza è relativa. I primi erano fatti, come dire, i primi erano fatti a mano, i successivi erano stampati. Certo, il fatto di stampare i libri consentiva che i libri avessero una distribuzione maggiore perché gli esemplari erano maggiori. Questo significava che i libri anche costassero di meno e che quindi potessero giungere nelle mani di più persone, con la conseguenza assolutamente non indifferente che il pubblico e quindi la cultura si allargassero. Questa, diciamo così, però diffusione, diciamo così, tra molte virgolette di massa, fu molto relativa e molto lenta, come dire, nel 500, nel 600, nel 700. Quando esisteva la stampa, i libri erano comunque un oggetto appannaggio di pochi, di classi molto privilegiate, erano comunque oggetti molto costosi, e lasciando poi da parte il fatto che non soltanto erano costosi, ma che richiedevano una conoscenza che però, come dire, che oggi per noi è data per scontata, ma che all'epoca non l'era affatto, cioè di saper semplicemente leggere. Il libro come, diciamo così, oggetto di massa e quindi come forma di intrattenimento anche, così come lo conosciamo oggi, e quindi come veicolo di una forma di narrazione, che oggi è la narrazione ancora più comune, vale a dire il romanzo, comincia a vedere le sue prime forme nel 700 in Inghilterra e poi esplode nell'800. In alcuni paesi, come l'Italia, arriva addirittura dopo. Dovete considerare che soltanto nell'immediato secondo dopoguerra in Italia le persone alfabetizzate erano appena la metà della nazione. Non stiamo parlando di una preistoria, stiamo parlando appena di poco più di mezzo secolo fa. Se invece pensiamo alla rivoluzione digitale, ci rendiamo immediatamente conto che quello che vediamo stampato, o meglio, non stampato, che vediamo, diciamo così, proiettato, riflesso, come dire, illuminato in uno schermo di computer, in un tablet o in un telefonino, non è la stessa cosa di una roba scritta su carta. E la diffusione di questi dispositivi non è quella dei libri, né dei tempi, diciamo, in cui la stampa fu inventata, né dell'Ottocento, né del Novecento. Come dire, oggi se entrate nelle case delle persone, come dire, non è detto che nelle case delle persone trovate dei libri. Magari ne trovate qualcuno e ce lo trovate per caso, ma nelle tasche di tutte le persone c'è un dispositivo elettronico che produce contenuti. Serve, oltre che ovviamente serve anche a comunicare, ma, come dire, potenzialmente anche un produttore di contenuti. Contenuti che possono essere scritti, sonori, visivi, ma comunque contenuti. La conseguenza di questa, diciamo così, rivoluzione sull'editoria sta avendo degli effetti devastanti. Uno di questi effetti lo trovate scritto qui. Non so se c'è bisogno di tradurre, però si dice sostanzialmente che le persone, che i giovani tra i 25 e i 34 anni passano esattamente 6 minuti. Dedicano 6 minuti alla lettura ogni giorno.
C'è anche un inciso, si dice che persone più giovani sono, come dire, per alcuni versi anche peggio, cioè come dire che invece di dedicare 6 minuti ne dedicheranno 5, 3, 4, forse addirittura nessuno. 6 minuti. Questa informazione l'ho presa, perché è importante capire anche le fonti di questi dati, l'ho presa da un articolo americano, di una rivista americana, articolo nella quale si cerca di capire che possibilità di mercato ci sono per il Kindle illimitato. Il Kindle illimitato, forse alcuni di voi lo sapranno, è un progetto di lettura che Amazon sta lanciando sul mercato americano e che probabilmente lancerà anche sul nostro mercato. L'idea anzi non pochino, è esattamente quella di Netflix. Immagino che tutti quanti voi sappiate che cos'è Netflix, vale a dire lettura in streaming. Si pagano $9,90 al mese e con questi $9,90 al mese, diciamo 10, si ha praticamente l'accesso illimitato a quella che è la biblioteca di Amazon, che conta 150.000 titoli ad oggi, incluse anche le novità, cioè i libri appena usciti, cioè quei libri che, come dire, generalmente quando li si compra singolarmente costano di più dei libri già editi da un pezzo o addirittura dai classici. L'articolo in questione mette in dubbio il fatto che una simile offerta possa avere lo stesso successo che ha avuto Netflix, che praticamente offre la stessa cifra, però anziché offrire contenuti di tipo letterario, offre contenuti di tipo filmico, film e serie televisive. Si mette in dubbio come dire, l'efficacia, le possibilità di successo di questa offerta, perché se i dati sono questi, chi mai potrebbe essere interessato a spendere anche soltanto $10 al mese per leggere 150.000, o meglio, avere a disposizione 150.000 libri, quando poi di fatto il tempo che dedica alla lettura sono 6 minuti? Sì, si passerei. Sì, allora, prima di approfondire il... Ah no, però scusa, volevo andare un po' più... Come? Ah, ok. Con questo? Allora, prima di entrare nel merito del problema 6 minuti e quindi dell'editoria in generale, introduco un altro elemento di, diciamo così, di drammaticità, di apocalisse. Io sono, come dire, ho una grande passione per la letteratura di tipo fantascientifico, soprattutto la letteratura di tipo fantascientifico apocalittico. Ho anche scritto un romanzo, diciamo così, che ha delle vene apocalittiche, e quindi mi piace, diciamo così, un po' funestare l'animo delle persone con delle prospettive poco allegre. Allora, dopo i 6 minuti che i giovani tra i 15 e i 34 anni dedicano alla lettura ogni giorno, passiamo a questa roba qui, Miss Google Traduttore. Allora, perché questa cosa? Qualche tempo fa, anche Mister, scusate, sì. Qualche tempo fa sono stato a cena con un amico giornalista, il quale aveva appena intervistato, era stato negli Stati Uniti, aveva appena intervistato uno dei mega, mega, mega super boss di Google. E mentre chiacchieravamo di questo incontro, voi sapete che comunque quello che si fa dietro queste grosse
aziende della rete, molto spesso, come dire, ci sono dei misteri, soprattutto quelli di Google, sono, come dire, abbastanza impenetrabili. Il mio amico giornalista mi ha detto: guarda, tu che sbarchi il lunario, traducendo, devi sapere che tra qualche tempo per te non ci sarà più lavoro, perché il lavoro che tu fai traducendo i libri lo farà Google traduttore. Io chiaramente gli ho detto: ma si stavo per dire una parolaccia, scusate. ma cosa caspita stai dicendo? Cioè, no, no, guarda, loro sono convinti che non è tanto un problema di algoritmi, cioè di mettere, appunto, come dire, delle funzioni, diciamo così, di programma che consentano di lavorare in modo tale che la traduzione sia, diciamo così, efficace, ma semplicemente un problema di dati. Loro sostengono che non è un problema di programmi, di algoritmi, è soltanto un problema di quantità di testi che questi algoritmi possono gestire. Nel momento in cui, come dire, si raggiungerà un numero di testi, come dire, adeguato, la differenza tra la traduzione che può fare un essere umano e la traduzione che può fare Google traduttore sarà minima. Ora, chiaramente io sono scettico, se qui oggi non vedo Marco Rossari, ma immagino che lui sarebbe più scettico di me, come sarebbero scettici, come probabilmente sono scettici tutti coloro i quali esercitano questa professione, ma immagino che sarete scettici anche voi, semplici, diciamo così, lettori o aspiranti traduttori o che so io. Però, appunto, siccome ho questa passione per la fantascienza, ho cominciato un po' a riflettere su questo problema e soprattutto, come dire, la prima riflessione che mi è venuta in mente è la famosa legge di Murphy, no? Voi sapete qual è la legge di Murphy, purtroppo tutto quello che, come dire, che si pensa prima o poi capita oppure può capitare, no? E allora che cosa ho fatto prima di venire qui? Ho messo in Google Traduttore l'incipit del grande Gatsby per vedere se fosse all'altezza della mia traduzione. Ed ecco che cosa è venuto fuori. Nei miei anni più giovani e vulnerabili, mio padre mi diede un consiglio che mi è stato girando nella mia mente da allora. Non è la stessa cosa che ho fatto io, evidentemente, però fino a mi diede un consiglio che è esattamente la stessa identica traduzione che ho fatto io. Non è però la stessa, ma su questo poi torneremo in seguito, la stessa traduzione che hanno fatto quasi tutti gli altri, vale a dire Fernanda Pivano, Franca Cavagnoli, Roberto Serrai, tutti gli altri che hanno tradotto Gatsby nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni. L'unico traduttore che si è avvicinato a questa mia scelta è stato Massimo Bocchiola. Dunque, la differenza, come dire, se adesso sembra enorme, no? Perché se possiamo discutere sulla prima parte, che obiettivamente è, come dire, apparentemente la più facile da tradurre, anche perché Google segue una traduzione alla lettera, come ho fatto io, no? In My Young and Vulnerable Years, scrive esattamente, come traduce esattamente, per cui teoricamente, apparentemente, è una traduzione più facile e meccanica. Nella seconda parte sembra un cretino che parla, no? Che mi è stato girando nella mia mente da allora, perché proseguendo col suo modo di tradurre alla lettera vengono fuori tutte le magagne di una traduzione meccanica. Resta però, come dire, il fatto che i signori di Google sono convinti che sia semplicemente un problema di quantità di testi.
L'esperienza mi insegna che in effetti il mio rapporto con, se ritorno anche stamattina sentendo parlare Marco Rossari, non è la traduzione, ma non dico la traduzione di noi che facciamo come mestiere il traduttore, ma tutti noi che ogni giorno traduciamo nell'esperienza quotidiana, è un fatto di esperienza, è un fatto principalmente, anzi quasi esclusivamente di esperienza. Quando dico traduzione quotidiana non mi riferisco, come dire, al tradurre da una lingua all'altra, mi riferisco semplicemente alla interpretazione delle cose. Tradurre, noi traduciamo ogni momento della nostra vita, è come dire, comporta un atto di traduzione. Anche quando una persona ci parla nella stessa identica lingua in cui ci esprimiamo noi, di fatto noi stiamo traducendo perché interpretiamo il significato delle sue parole, che molto spesso non è letterale, molto spesso ci sono dei sottintesi, dei modi in cui le parole vengono usate e vengono pronunciate, che comportano uno sforzo di traduzione. Anche una semplice espressione del volto, il modo in cui una persona ti guarda, può essere un fenomeno che ha bisogno di interpretazione e che quindi richiede da parte nostra uno sforzo di traduzione. La nostra capacità di non prendere alla lettera quello che ci capita e le cose che ci vengono dette è frutto principalmente dell'esperienza. Esperienza che può essere diretta e indiretta, perché moltissima dell'esperienza che noi accumuliamo per tradurre la vita la apprendiamo dai libri. Quando noi leggiamo e ci appassioniamo alle storie raccontate nei romanzi, di fatto accumuliamo un po' di esperienza di traduzione. Ci riconosciamo in quello che capita ai personaggi. Paragoniamo la vita dei personaggi alla nostra e nella media, tra questi due, come dire, questi due punti che si incontrano, facciamo esperienza e impariamo a tradurre le cose. Quindi, tutto questo per dire cosa? Da un lato i 6 minuti, quindi significa che nel nostro mondo editoriale ha poco tempo e poca attenzione a disposizione per raggiungere un pubblico, dall'altra per persone che come noi vogliono fare i traduttori, c'è questo signore che ci sta rubando il mestiere. Allora, c'è possibilità a che cosa andiamo incontro? Ecco, diciamo questo, che se il corso questa serie di incontri si chiama Get Up, risvegliamo l'editoria. Ecco, io sarei stato un pochino più radicale. Risvegliare è forse un verbo troppo leggero, non basta risvegliare, come dire, bisognerebbe resuscitare, bisognerebbe comportarsi come Gesù e far rialzare Lazzaro, però non credo neanche in questa possibilità, non credo che ci si possa, come dire, resuscitare, e soprattutto al di là della possibilità credo che non sia interessante. È molto più, come dire, resuscitare significa comunque ricominciare a vivere la vita che vivevamo prima, ma comunque sempre nelle stesse condizioni in cui la stavamo vivendo. Facciamo conto, se io morissi adesso e mi resuscitassi, non è che sarei un bambino. Ricomincerei, come dire, dalla mia veneranda età di 51 anni e quindi non è tanto conveniente. È molto più interessante di risvegliarsi o di risuscitarsi sapere se c'è vita dopo la morte. Quindi se questa editoria, così come l'abbiamo conosciuta adesso, che o è morta o sta morendo, ha una possibilità di vivere dopo la sua scomparsa, che io considero, ahimè, inevitabile. Allora, per capire se c'è questa possibilità, ritorniamo alla frase, al pensiero dei 6 minuti, no?
quel numero che abbiamo letto, che è così drammatico, va interpretato chiaramente, perché è un numero che, preso in sé per sé, è un numero falso, perché non esiste nessun giovane tra i 25 e i 34 anni che si mette lì sistematicamente dedica 6 minuti di lettura al giorno, no? Quindi se noi siamo editori e dobbiamo considerare quelle che devono essere le nostre strategie per il futuro, non possiamo pensare che stiamo parlando a un pubblico di persone che dedicano 6 minuti, no? Vuol dire che che qualcuno che legge per un certo numero di minuti c'è. Visto che quel numero non è credibile, vuol dire che probabilmente o una parte di quei giovani, anziché dedicare 6 minuti al giorno, dedica magari un'ora ogni 10 giorni, un'ora ogni 2 settimane, 2 ore al mese, o che ne so, durante le vacanze decide e legge un bel romanzo, oppure che, ipotesi forse ancora migliore per noi, che in questa vasta platea di giovani tra i 25 e i 34 anni, come dire, ce n'è un 1%, un 2%, un 3% che leggono tutti i giorni e magari anziché leggere 6 minuti al giorno, leggono un'ora o addirittura 2 ore, no? Come le persone normali, ovvero del nostro tempo, dedicano alla visione della televisione, cioè i numeri, ecco, per dare una proporzione, si calcola che le persone normali, comuni, l'uomo comune, la donna comune, impiega 2 ore e mezza, 2 ore e 40 del suo tempo alla visione della televisione ogni giorno. Fate il confronto 6 minuti, 2 ore e 40, cioè un abisso. Tenendo presente che ci sono molte persone, perché immagino che qui tra voi ce ne sarà qualcuno che dirà: ma io la televisione neanche ce l'ho, oppure la guardo pochissimo. Quindi che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che l'editoria del futuro dovrà. Prego. L'editoria del futuro dovrà, se vuole sopravvivere, non dovrà dedicarsi più al grande pubblico. Non dovrà, come purtroppo io vedo fare da tanti grandi, grossi gruppi editoriali, pensare strategie in base alle quali si semplificano e si commercializzano i prodotti per cercare di mantenere in piedi un mercato che si desidererebbe vasto, ma che di fatto si va stringendo ogni giorno. Bisogna cominciare a considerare il libro come un prodotto d'élite, come qualcosa che riguarda un ristretto numero di persone, il che non è una, come dire, cosa del tutto negativa, perché se ci sono poche persone che leggono, vuol dire che queste poche persone che leggono vogliono leggere bene, vogliono leggere cose di qualità e non leggono semplicemente perché non hanno nient'altro da fare. E com'era fino a qualche tempo fa, fino a pochi anni fa, ho avuto la fortuna di crescere, mio padre e mio zio avevano un'edicola di giornali. Dove io passavo tutti i pomeriggi dopo essere uscito da scuola e anche le domeniche mattina. Mi piaceva stare dentro l'edicola, e l'edicola, come dire, qualche anno fa, come dire, qualche decennio fa, purtroppo erano diverse da quelle di adesso, o meglio, erano sempre delle casette con dentro della carta stampata, però erano diversi i prodotti che si vendevano, e soprattutto la quantità delle cose che si vendevano. Per esempio, faccio un esempio banale: oggi nelle edicole troviamo un'edizione di giornale per quotidiano. Quando ero bambino io, c'erano quotidiani che uscivano 2 o 3 volte al giorno, c'erano quotidiani che uscivano alle 8 di sera. Alcuni quotidiani uscivano alle 4 del pomeriggio, e le persone, gli adulti, in quel caso che io li vedevo, compravano il giornale sia la mattina che il pomeriggio.
c'era una quantità di prodotti, diciamo così, letterari di consumo che andavano, come dire, dai gialli ai romanzi rosa, ai fotoromanzi, eccetera, che venivano vendute in quantità di copie che voi neanche potete immaginare. Quando uscivano riviste di racconti sentimentali femminili, come Sogno o Grand Hotel, Grand Hotel, sì, ecco. E non dico che ci fosse la fila, ma quasi si vendevano centinaia di copie. Io ricordo i numeri perché facevamo ogni giorno facevamo quella che in gergo dei giornalai si chiama la resa. Cioè un foglio con i numeri delle copie che ti arrivano e scali quelle che hai venduto. Gli invenduti li restituisci e vengono scalati da quelli che ti vengono, dai numeri nuovi che ti vengono dati. I numeri erano pazzeschi, si vendevano 80, 100, 200 copie in una giornata. Moltiplicando questi numeri per le edicole, potete rendervi conto della vastità del pubblico che si raggiungeva e quindi della vastità di persone che leggevano. E esistevano delle versioni tascabili anche dei classici. In edicola, gli Oscar Mondadori sono cominciati come un prodotto da essere distribuito nelle edicole. Se voi guardate ancora adesso, forse le ultime edizioni non sono più così, ma fino a pochissimi anni fa, gli stessi Oscar Mondadori che trovavate in libreria avevano la numerazione come quella dei periodici, perché di fatto erano periodici. Nel frontespizio era anche indicato e c'era anche il nome del direttore responsabile. Voi sapete che qualunque tipo di periodico, anche se è il giornale del Circolo delle Bocce, deve avere un direttore responsabile. E venivano pubblicati in queste collane, come dire, di tutto. Appunto, si andava dal romanzo rosa a Delitto e Castigo di Dostoevskij. E se moltiplichiamo le 100 copie della singola edicola per la quantità di edicole che erano sparse nel paese, i numeri erano enormi. Si parlava di centinaia di migliaia di copie. Le stesse copie venivano vendute, come dire, in quei numeri così grandi anche nelle librerie. Chi è abbastanza grande si ricorderà le fascette che su certi libri venivano messi, che recitavano 200esimo migliaio, voleva dire che il libro è arrivato a 200.000 copie. Adesso quella 300esimo migliaio, 500esimo migliaio, no? E non era una cosa così rara da vedersi. Oggi quel tipo di fascette non le vediamo più. Al massimo vedi scritto seconda o terza edizione, quarta edizione, e sembra, come dire, un grande successo, e per i numeri di adesso, come dire, lo è. Ma se voi sapeste quali sono i numeri con i quali vengono stampate le seconde, le terze e quarte edizioni, impallidite. La media di un titolo, diciamo così, di un autore italiano esordiente che pubblica anche con un buon editore di distribuzione, di stampato, è tra le 2 e le 3.000 copie. E se vende tutte le 2-3.000 copie è un successo enorme. Molto spesso se ne vende la metà. Quando il libro viene ristampato in 400, in 500 copie. Quando arrivi, come dire, a 5.000 copie, vai al supermercato e compri la bottiglia di champagne. Ecco, c'è questa differenza di numeri che è spaventosa. È spaventosa perché, come dire, una gran parte di persone si intrattiene con altro. Torno a ripetere, questa cosa qui non è negativa, perché vuol dire che comunque le persone che sono rimaste fedeli al libro non lo fanno perché non hanno nient'altro da fare, ma perché tra una infinita possibilità di intrattenersi, dal film ai social network o a quello che volete voi, scelgono il libro. Stesso discorso vale per la traduzione. Anche se noi pensiamo, come dire, la peggiore delle ipotesi, ovvero che Miss o Mister Google Traduttore arrivano a tradurre esattamente come traduciamo noi, noi dobbiamo pensare che la lingua non è un corpo
inerte, nel senso che Google può avere tutti i testi di questo mondo a disposizione, però, come dire, siamo noi nel presente che cambiamo la lingua quotidianamente e quindi ci sarà sempre un passo dietro a noi. E non soltanto questo, è che comunque per quanto una traduzione possa essere più o meno precisa, stamattina Marco Rossari parlava di aleatorietà della traduzione, no? Nel senso che comunque non c'è una traduzione perfetta, qualunque soluzione un traduttore scelga, ci sarà sempre qualcuno che arriva ma che caspita ai sì, lo so, è difficile che caspita hai fatto, per cui la voce del traduttore, il lavoro che il traduttore farà sul testo avrà qualcosa che Miss o Mr. Google traduttore non potranno avere, cioè una umanità. Per paradosso, quello che oggi è la grossa paura dei traduttori, cioè il fatto di non essere abbastanza fedeli, cioè il fatto di capitare in errore, di fraintendere, volontariamente o involontariamente, perché il fraintendimento può essere sia volontario che involontario, anziché diventare un limite, diventeranno un valore aggiunto. Qui torno, ok. Chiudo questa parte iniziale prima di entrare, come dire, sul problema vero e proprio del grande Gatsby, leggendovi un paio di dichiarazioni, perché non, essendo la mia storia un po' molto particolare, non mi andava, diciamo così, di, come dire, raccontare soltanto la mia esperienza. Mi interessava anche metterla a confronto con quella di traduttori, di persone che il mestiere della traduzione lo fanno, come dire, perché sono dei professionisti e probabilmente anche molto più bravi di me. Qui stiamo parlando di la persona che sta rispondendo alla domanda è Norman Gobetti, uno dei migliori traduttori italiani. Gli viene chiesto quanto ti serve per tradurre un romanzo. Durante la revisione intervengono gli autori, eccetera, eccetera, e Gobetti risponde: io cerco di avere sempre a disposizione un mese per ogni 100 pagine del testo originale, tempo necessario non solo per tradurre in senso stretto, ma anche per lavorare alla comprensione del testo, alla revisione e alla lettura finale. Allora, questa cosa qui perché l'ha, come dire, ho scelto questa dichiarazione? Perché se si vuole fare il traduttore bisogna pure considerare, come dire, l'aspetto, ne ha accennato stamattina Marco Rossari, anche, come dire, l'aspetto prosaico dei soldi. Come dire. Allora, 100 pagine al mese vuol dire 3 pagine qualcosa al giorno, 3 cartelle, anzi esattamente al giorno. Non voglio entrare nell'esperienza professionale di Gobetti perché non conosco i suoi contratti, però posso entrare nella mia. E in 15 anni di lavoro di traduzione ho lavorato con editori, con molti editori e di tutti i tipi, da piccoli editori a grossi editori. Nel corso di questi 15 anni la mia retribuzione per una pagina è oscillata tra i 12 euro e i 18 euro. Non so, come dire, quanto possa essere rappresentativo, ma quando parlo con i miei colleghi o persone, come dire, amici che fanno lo stesso mestiere per le stesse case editrici, quelle sono le cifre, tra i 12 e i 18 euro, a seconda della difficoltà del libro, a seconda, diciamo, di come ti considera l'editore, come se un traduttore appetibile oppure no. Vi renderete conto che se, come Norman Gobetti ci dice, per lavorare bene bisogna fare 100 pagine al mese, ovvero 3 pagine al giorno, moltiplicate anche 18, che è la migliore delle ipotesi che avevo dato, per 3, stiamo parlando di 18 euro lordi, quindi toglieteci IRPEF, contributi se li volete versare,
perché il traduttore ha questa fantastica possibilità di non versare i contributi, perché, come dire, è un compenso sui diritti d'autore che sono esenti dal versamento obbligatorio dell'INPS. Quindi vi renderete conto che non si diventa ricchi. Non solo non si diventa ricchi, ma non, come dire, si stenta a sopravvivere, il che significa che se volete fare i traduttori lo dovete fare principalmente perché, sì, brutalmente, perché amate questo lavoro. L'esperienza, posso dirvi che a volte, come dire, quando si traduce si fanno anche più, anzi, spesso si fanno più di 3 pagine al giorno. A me è capitato in momenti di particolare lavoro di riuscire a fare anche 10-11 cartelle al giorno, però so che questo tipo di ritmo non si può ottenere costantemente. Se tu fai 11 pagine in un giorno, il che vuol dire che stai al computer 10-12 ore, il giorno dopo sei talmente stremato che anziché farne 12 ne fai 3 e le fai pure male, per cui, come dire, ci devi ritornare sopra, e quindi è molto meglio che ti dai delle ambizioni più contenute, ti fai le 2, 4, 5 pagine al giorno e mantieni un metodo, anche perché la traduzione poi presenta degli ostacoli imprevisti. Un'altra cosa che ricordava Marco Rosari questa mattina, che questo mestiere, come dire, non si impara mai, perché ogni volta, come dire, ti presenta delle difficoltà inaspettate. Posso fare un esempio concreto, perché che non riguarda il Grande Gatsby, ma riguarda l'ultimo libro che ho tradotto, anzi che sto ancora traducendo, perché sto nella fase di revisione delle bozze, Le lettere di John Cheever, che usciranno a gennaio per Feltrinelli. Ora, John Cheever, sapete tutti, è uno scrittore straordinario americano. C'è un nutrito epistolario che il figlio ha messo insieme, ha pubblicato commentandolo, cioè raccontando e contestualizzando di volta in volta ciò che il padre andava dicendo nelle lettere. Ecco, io ho cominciato a lavorare a questo libro che conta circa 400 pagine a marzo. Ho lavorato da marzo fino all'inizio di maggio, periodo nel quale ho praticamente tradotto tutto quanto il libro in quella che possiamo considerare la prima stesura, cioè semplicemente il significato nudo e crudo, lasciando stare, come dire, lasciando in sospeso quelli che sono i problemi più spinosi, che, cioè, come dire, un po' la polvere messa sotto il tappeto. Qua non capisco bene come risolverlo, lo faccio dopo. Ecco, a forza di fare questa cosa del tappeto, mi sono concesso un mesetto mi sembrava che il libro fosse fatto, mi sembrava, vabbè, tanto dove sapevo i 4 fesserie, ecco, e mi sono preso un mesetto e mezzo di riposo, anche perché l'editore stranamente mi ha detto no, fallo con calma, perché comunque l'abbiamo rimandato, il libro è slittato, come dire, di 3 mesi, puoi fare con calma, così eccetera. Io mi sono, diciamo così, crogiolato in questa cosa, ma che figo, in 1 mese e mezzo ho fatto 400 pagine, e quando poi a metà, alla fine di giugno, diciamo così, ho ripreso in mano il manoscritto e ho cominciato a lavorare sulla polvere che ho lasciato sotto il tappeto, mi sono reso conto che a poco a poco, che ognuno di quei granelli di polvere spesso mi portava via mezza giornata. E mi sono, diciamo così, ritrovato, avevo fatto anche dei bei programmi per le vacanze, pensavo di passare tranquillamente tutto il mese d'agosto in piscina, che è un luogo molto civeriano, come forse alcuni di voi sapranno. Era un amante delle piscine. Il suo racconto più famoso si chiama Il nuotatore, della storia di un uomo che praticamente torna a casa non passando attraverso la strada, ma nuotando nelle piscine dei vari
delle varie villette che lo separano da casa sua. Ecco, insomma, pensavo di fare quest'estate civeriana in piscina scrivendo il mio nuovo romanzo, comunque non facendo un cavolo che è anche meglio, e invece, come dire, tutti questi granelli di polvere che avevo lasciato sotto il tappeto hanno fatto sì che fino alla fine di settembre fossi ancora alle prese con le lettere di Civer, e anche adesso che il libro è in fase di bozza, è stato accettato dall'editore che è contentissimo, tutte quante, eccetera, ci sono ancora dei punti sui quali sto lavorando. Perché questo? Perché in realtà co cosa avevo sottovalutato nella traduzione? Ho sottovalutato il fatto che più di una cosa ho sottovalutato il fatto che, per esempio, che il figlio di Shiver, probabilmente per una sua adorazione nei confronti della figura del padre, avesse deciso di pubblicare le lettere così come sono. Così come Civer l'aveva scritte. E Civer aveva questo di bello, che scriveva le lettere, la maggior parte delle lettere le scriveva a mano, scusate, a macchina, le scriveva a macchina, e diversamente dai giovani di adesso, che dedicano 6 minuti alla lettura ogni giorno, lui di lettere ne scriveva 30 a settimana. In più scriveva i diari, in più scriveva i racconti. Qualche volta scriveva anche dei romanzi, aveva una gestione della sua vita anche abbastanza complicata perché aveva amanti, una famiglia numerosa, adorava i cani, gli piaceva andare a nuotare e pure a pattinare, insomma, scriveva una grandissima cosa, almeno 2 o 3 lettere al giorno, aveva questa cosa che le scriveva di getto, non le correggeva, non faceva neanche una minuta, una cosa, e poi scriveva così come venivano e le spediva. Questo, come dire, comporta che quando poi tu, finché rimani nella tua lingua e devi semplicemente, come dire, spostare da un pezzo di carta a un altro l'errore, tutto va bene. Ma quando, come dire, questo errore devi viaggiare da una lingua all'altra, lì nascono i problemi di vario tipo. Il problema più, come dire, più banale è quello di interpretazione. Se uno scrive nella propria lingua, scrive una parola che non esiste, finché resta nella tua lingua, beh, ha scritto quello, lo lascio. Ma quando lo porti in un'altra lingua, che cosa fai? Come dire, cerchi di simulare un errore, cerchi di capire che cosa ha detto. Come dire, altri tipi di errori erano dati dal fatto che tante volte, come dire, che non erano semplicemente errori o di sintassi o di ortografia o di punteggiatura sbagliata, ma, come dire, errori che riguardavano scrivere una cosa per un'altra, un nome per un altro. E anche lì, come dire, se si scrive un'informazione sbagliata, una parola al posto di un'altra, come dire, non so, invece di dire ho mangiato una pizza, ho mangiato un libro, capite bene che se il contesto non è chiaro, capire che cosa vuole dire l'autore e renderlo nella tua lingua diventa abbastanza complicato. Diciamo così, problema che avevano queste, anzi no, uno degli ultimi problemi che avevano le lettere è che queste lettere erano pieni di fatti personali. Della vita di Civer, fatti dei quali, come dire, il figlio qualche volta si preoccupa di spiegare le origini, ma qualche volta, come dire, le dà per sottinteso, per cui tu leggi delle frasi che ti risultano assolutamente incomprensibili. Per esempio, una di queste mi viene in mente perché stamattina Marco Rossari parlava delle pagine saltate, anzi delle 3 righe saltate. Quando ha detto quella cosa delle 3 righe saltate, mi è venuto un po' da ridere perché giusto una settimana fa l'editore mi ha chiamato: ma scusa, ma qui c'è una pagina che manca.
saltato un'intera pagina della traduzione, evidentemente in questa mia, in questo mio entusiasmo di aver fatto 400 pagine, un mese e mezzo, il giorno ero particolarmente eccitato che, come dire, proprio, ho girato due pagine anziché una. E la pagina che avevo saltato era, guarda caso, particolarmente difficile. Forse lì, come dire, mi aveva aiutato l'inconscio, perché c'è una frase in cui Cheever dice, adesso non me lo ricordo esattamente in inglese, lo traduco in italiano così più o meno alla lettera: nella posta di ieri ho ricevuto un invito cordiale da Notre Dame, grazie alla maestria penetrante dei racconti del Lacero, ma tu non mi conosci abbastanza, sai, posso però assicurarti che posso essere una persona molto abietta, ma in questo caso mi sono comportato in modo riservato e, diciamo così, onesto. Ecco. Non c'era nient'altro, c'era soltanto questa frase qua. Immagino che nessuno di voi avrà capito di che cavolo si stesse parlando, no? Cioè, lo stesso problema ce l'ho avuto io. Il mistero, è che lui stava scrivendo a un suo collega scrittore, anch'esso, come anche lui, molto famoso, si chiama John Updike, il quale ha scritto un libro, Too Far to Go, intitolato Too Far to Go, che però, come dire, come sottotitolo aveva i racconti del Lacero. Che cosa era successo? Che un professore francese aveva letto questo libro, se n'era innamorato, però aveva fatto un errore, si era messo in testa che questo Too Far to Go, anziché scritto da John Updike, si era messo in testa che l'avesse scritto John Cheever, e per cui ha scritto a John Cheever: sono molto contento di questo suo libro, grande maestria, penetrante, qua e là, eccetera, per cui io la inviterei a parlare, come dire, in Francia, a tenere una conferenza a Notre Dame. Capite bene che se voi sapete tutta questa storia, allora la frase ha un senso e riuscite anche a, come dire, a tradurla, a mettere in modo che, come dire, risulti comprensibile. Ma se vi mancano queste informazioni che il figlio nei commenti alle lettere non dà, voi cadete dal pero. Stamattina Marco Rossari faceva un esempio che riguardava Massimo Bocchiola come traduttore di Pynchon, la storia delle Orange Girls, che cosa sono le Orange Girls, e il traduttore ha mandato un fax a Pynchon, e Pynchon gli ha spiegato molto semplicemente che le Orange Girls sono le ragazze che vendono le arance. Ecco, quando tu hai lo scrittore ancora vivente e disponibile, puoi mandare un fax e chiedere spiegazioni, una mail e chiedere spiegazioni. John Cheever purtroppo è morto, per cui ti devi mettere lì, tra Google, libri, telefonate, cose varie, eccetera, risalire all'origine del mistero. Ecco, quasi in ogni lettera nel libro di Cheever c'è un mistero di questo tipo. Per cui, come dire, tradurre non è soltanto un problema, adesso non c'è più qui Mr. Google, non è soltanto un problema di significati, ed è forse l'aspetto, uno degli aspetti belli della traduzione, è anche una questione di indagine, andare a scoprire che cosa si nasconde dietro le parole, la storia che c'è dietro le parole, perché quelle parole sono state usate in un certo modo, e soprattutto, questo lo vedremo anche quando entreremo nel vivo del grande Gatsby, entrare nel non detto. Non mi ricordo chi è, quale grande scrittore lo disse, ma è una frase ricorrente: un vero scrittore non si riconosce da quello che scrive, ma da quello che omette, da quello che non scrive. Ecco, quindi vale la stessa cosa per la traduzione, anzi, per la traduzione vale ancora di più. Il traduttore deve essere talmente, come dire, dentro, appassionato, innamorato del testo, da capire che cosa lo scrittore sta lasciando fuori per riservo, per ragioni estetiche, per distrazione, perché capita
anche questo, e tradurlo rilasciandolo nuovamente fuori, come, nel caso dei racconti dell'acero che vi ho fatto prima. Io non è che nella traduzione posso mettere la stessa spiega, in parole povere, fare la spiega, cioè raccontare, perché, come dire, John Cheever non l'ha spiegato, no? Quindi devo rimanere fedele al testo, però devo fare in modo che quella frase, pur nel suo mistero, abbia un senso, misterioso quanto volete, però nella nostra lingua. Quindi uno degli aspetti affascinanti è proprio questo, cioè della traduzione. Il fatto che comunque, oltre ai problemi di lingua, la traduzione comporta anche un problema di continua investigazione, quindi di continuo apprendimento, quindi di continua esperienza. Chiudo questa parte, diciamo, iniziale sull'editoria, la traduzione in generale, con un'altra dichiarazione di Norman Gobetti, che consiglio daresti a un giovane traduttore alle prime armi? Gli direi di sforzarsi in ogni modo di coltivare l'attenzione, di non sottovalutarla mai, di non sprecare la grande occasione che questo mestiere ci dà, esercitare la virtù che più conta di ogni altra. Non leggo la parte sopra perché ve la potete leggere da voi, praticamente è una specie di introduzione a questa qualità che Gobetti sintetizza nella parte finale. Ecco, stamattina Marco Rossari ha ripetuto più volte una parola che a me piace molto, ha detto che un traduttore deve essere principalmente umile, umiltà. E sono d'accordo con lui, io sono talmente d'accordo con lui che nella mia attività di scrittore, quindi non di traduttore, per qualche tempo sui social network e sulla rete mi sono divertito a lavorare su un progetto che chiamavo L'umile trascrittore. Consisteva nel rubare le cose che sentivo dire dalle persone, dalla lingua orale, persone che sentivo parlare in strada, o persone che sentivo parlare anche in televisione. A dire il vero, l'ispiratore dell'umile trascrittore, il primo ispiratore dell'umile trascrittore è stato Silvio Berlusconi, che mi affascinava. Beh, perché sì, so che fa ridere, è stato Silvio Berlusconi e poi in seconda istanza Francesco Totti, perché mi affascinava l'uso del loro, come dire, l'uso che loro fanno dell'italiano. Ricorderete, adesso Berlusconi purtroppo non si sente più, fortunatamente non si sente più, no, dico come dire, come linguista, diciamo così. Aveva delle costruzioni molto particolari, aveva dei problemi, a parte i problemi coi congiuntivi che abbiamo tutti quanti noi, però aveva questo modo di passare dalla prima alla terza persona, come dire, no? A parlare di sé come se fosse un altro, no? Poi ritornava in prima persona, poi parlava di sé come se fosse l'intera nazione. Insomma, come dire, era un soggetto in continua mutazione che dava alla struttura delle sue frasi un fascino dal punto di vista linguistico, non voglio dire altro, molto ma molto particolare. La stessa cosa valeva per Totti. Un altro italiano che mi interessava moltissimo studiare era quello di Bonolis. Bonolis è una persona che domina la lingua molto meglio di Berlusconi e di Francesco Totti, però voi avrete fatto caso che Bonolis, nella sua enorme simpatia, ha, come dire, almeno un doppio registro, passa dal registro basso, cioè dal parlare come parla la gente comune, a un registro alto, sia come costruzioni sintattiche che come scelte lessicali. Molto spesso usa dei termini, come dire, inconsueti oppure, diciamo così, particolarmente forbiti, comunque fuori dall'uso, comune. Questa cosa, come dire, lui l'ha, come dire, messa in piedi sistematicamente, l'ha raccontato in un'intervista. Lui, come dire, no, io leggo il dizionario tutte le sere, mi leggo qualche pagina di dizionario, vado a caccia di parole particolari, strane, fuori dall'uso, me le segno e poi penso come usarle il giorno dopo in trasmissione per fare colpo sugli spettatori. Per cui per un periodo io mi sono messo lì e ho
creato questo sito, questo blog che si chiamava L'Umile Trascrittore, dove prendevo, trascrivevo umilmente una cosa che sentivo dire da questi personaggi o che sentivo dire da persone qualunque per strada, senza virgolettarle, quindi come se fossero miei pensieri, e le pubblicavo accostandole ad un'immagine. Chiaramente, poi ho smesso di farlo perché chiaramente molto spesso ricevevo delle reazioni, diciamo così, inconsulte da parte di, come dire, lettori anonimi, perché identificavano la mia, come dire, la mia trascrizione, chiaramente non essendo virgolettata, non essendoci la fonte, essendoci scritto Berlusconi, Cescodotti, Bonolis o passante di Piazza Vittorio, come dire, erano giustamente tenuti a concludere che A, fossero miei pensieri, B, che mi esprimessi in quel modo, perché quella era la mia lingua. E quindi ho cominciato a ricevere delle mail molto, in alcuni casi molto aggressive, per cui ho detto vabbè, questo studio me lo faccio per fatti miei sul computer di casa, e non lo rendo più pubblico. Però perché lo chiamavo L'Umile Trascrittore? Perché l'idea di partenza era trascrivere automaticamente quello che la persona diceva, cioè passare dalla forma orale alla forma scritta. Sembra una cosa sciocca, però passare dalla forma orale alla cosa scritta non è così automatico. O meglio, se lo si fa, non so se voi avete mai letto, c'è stato un periodo che capitava di leggerli molto spesso, quando ecco, proprio in epoca berlusconiana, no, c'era tutta questa serie di inchieste, cioè si leggevano i famosi verbali, no, trascritti, no, delle intercettazioni, eccetera. Ecco, quelle sono brutte trascrizioni, perché lì proprio la parola, il discorso viene trascritto così com'è, e molto spesso risultano incomprensibili. Ecco, il mio lavoro era quello di praticamente trascrivere, lasciando l'impianto, diciamo, orale così com'era, ma dandogli una forma scritta, cioè mettendogli una punteggiatura e dicendo qualche volta di togliere una o due parole perché, come dire, probabilmente erano una ripetizione di troppo. Ve ne veniva fuori una lingua che era a metà tra l'orale e lo scritto. In altri termini, se vogliamo, una forma di traduzione. La chiamavo Umile Trascrittore perché il lavoro era proprio quello, cioè di non, come dire, di stabilire, come di essere così umile, di pensare che c'era un limite oltre il quale io non mi potevo spingere, che dovevo rispettare come dire, quello che veniva detto, e al contempo dargli una forma. È la stessa identica condizione in cui si trova il traduttore. Il traduttore non può fare come Google, non può, come dire, prendere le parole e automaticamente tradurle, no? Perché essere umili non significa essere una macchina. Essere umili significa, come dire, saper reprimere la propria, come dire, le proprie ragioni, la propria individualità, al punto di, come dire, stabilire un confine oltre il quale la tua interpretazione non deve andare, o la tua voglia di modificare il testo non deve andare. È naturalmente un'utopia. Io non so se voi avete molta confidenza con la religione ebraica, però nella religione ebraica gli scriba, quelli che scrivevano, trascrivevano i testi sacri, cioè che copiavano, diciamo così, la Bibbia da un foglio all'altro per ricavarne più copie, erano l'unica casta della comunità ebraica che non avevano diritto al mondo nuovo, cioè che non sarebbero andati in paradiso, per metterla in maniera semplice. A prescindere, potevano essere santissimi, potevano essere, come dire, persone degnissime, però non sarebbero andati in paradiso perché erano considerati colpevoli in partenza degli errori che avrebbero fatto nelle trascrizioni, perché si dava per scontato che comunque copiando, non stiamo parlando di traduzione o di umile trascrittore, quindi di uno scarto minimo di interpretazione, stiamo parlando di copiare, si dava per scontato che pur copiando avrebbero commesso
degli errori, e c'erano delle regole nella, diciamo così, nella trascrizione dei testi sacri che i trascrittori dovevano seguire, tipo non aggiungere nulla, non interpretare, non togliere nulla, e via dicendo, una sorta di, come dire, di decalogo, di comandamenti che guidavano la strada al trascrittore, ma il trascrittore comunque era sempre in difetto. Però, oltre alla qualità importantissima che Marco Rossari individuava stamattina e che io sposo pienamente, Norman Gobetti ne evidenzia un'altra, che da un punto di vista etico è forse meno importante dell'umiltà, perché quella dell'umiltà, come dire, ti dà proprio ogni giorno, ti svegli, ti metti davanti al computer, davanti al libro che devi tradurre e devi ricordare a te stesso di essere umile davanti al testo che stai traducendo. Cioè, essere umili vuol dire anche non dare per scontato nulla. E in questo devo dire che il fatto di non essere stato come dire, di non aver avuto una formazione professionale, di non aver frequentato nessun corso, di non provenire da studi letterari, mi è stato molto utile. Io sono talmente, come dire, complessato dalle mie origini che mi sento talmente, come dire, in difetto che controllo sul dizionario parole dal significato scontato. Cioè, posso controllare, come dire, non so, la parola Apple per dirti, la mela, ecco, per dire. E perdo una quantità di tempo infinito a ricontrollare cose che so benissimo. Questa cosa un pochino la faccio perché non si è mai davvero padroni non solo delle parole di una lingua straniera, ma anche delle parole della propria lingua. Controllo moltissimo anche i dizionari di italiano, e quindi questo fatto di non avere una formazione tecnica mi ha aiutato tantissimo. Però Gobetti dice una cosa che effettivamente tendiamo a sottovalutare, ed è una cosa sulla quale, come dire, la minaccia di Mr. Google si fa pesante, ed è l'attenzione. Attenzione, come dire, vuol dire stare sempre lì, sul pezzo, come si dice nel gergo giornalistico, non mollare mai, non abbassare mai la guardia, no? L'errore che appunto più semplice che si può fare traducendo è appunto che giri la pagina, l'hai saltata e vai via. Ma non è soltanto quello, è dare per scontato le cose nel corso della traduzione, no? Farti, come dire, questo capita anche nella vita, no? A un certo punto una persona ti parla, sì, vabbè, sottore mi sta a parlare, capito? Non lo ascolti più e magari ti dice una cosa importante nel momento in cui tu stavi guardando dall'altra parte, no? La traduzione è così, bisogna essere sempre, sempre, sempre attenti. E naturalmente, perché Google è una minaccia? Perché Google non si stanca mai. Noi purtroppo, come dire, ci stanchiamo, perché siamo umani. Dopo 10 ore, era l'esempio che faceva anche stamattina Marco Rossari, arrivano alle 10 di sera, mezzanotte, come dire. Per cui coltivare, io non so come faccia Norman Gobetti a coltivare l'attenzione, però è effettivamente una cosa, una disciplina, diciamo così, che ci si deve dare. Adesso io, visto che sarà un pochino di... Che ore sono? Ok, sì, facciamo un po' di pausa e poi passiamo finalmente al grande Gatsby. E nel frattempo cerco di prendere confidenza con il computer.